Siamo per entrare alla Perfect Gym. Mamma mia, oh, sono uscito sempre colpa di Domino. Ci hanno visti io e te alla fiera. Sì, sì, mi ricordo. Domingo, perché io ti dico alle 2:30 e tu arrivi alle 3:30? Hai calcolato l'incidente? Io so che la colpa non è loro, che sono brave persone, ma è tu. No. Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video con Piero Nocerino, sempre alla Perfect Gym, stavolta con un ospite eccezionale, Filippo Pici. Ciao. Bravo. L'hai studiata da è mezz'ora. L'ho ripassata prima in macchina. Bravissimo. Ciao, lui è venuto a Rimini Wellness con me, se ricordate abbiamo fatto un allenamento di chest press in cui Piero era quasi venuto, un orgasmo hai avuto? Molto, mi è piaciuto tantissimo. Cazzo! Posso dire una Stranamente hai queste fusioni con uomini, c'è qualcosa che ci devi dire? Queste fusioni anche, da un punto di vista del Brandon Mosca, non so se avete visto sì, la Mosca, ragazzi. Sì, adesso io vorrei fondermi con Pici perché quel fisico lì mi farebbe comodo, una fusione noce Pici non sarebbe male. Non sarebbe facciamo male, questo effetti, nuovo esperienza con... Sì, esperienza e gioventù non tanto bruciata. Bella combo. Però lui già lo accusano di doping, se tu ti fondi con lui dopo le accuse diventano vere. Ti do la metà di quello che prendo io che secondo me va già bene. Va bene. Ok, se vi piace questa cosa. Allora Phil, tu dichiari di avere il 12% di grasso, no? Beh, saremmo, io... secondo me sono intorno al 12-13. Piero, quanto stimi? Allora, secondo me è al 10 lui. Ah, sentito? Alza un po' la maglietta. Esatto. Lui c'è quell'obliquo maledetto che sarebbe da resecare da in una falegnameria, ma... Io gli do un 14-15. L'altra volta non ci hai azzeccato su di me, ti ricordo bene. No. Devi dato il 12, io ho detto 16, ci avevo azzeccato. Io avevo pronosticato un 14, mi sono... più o meno ti avevo detto anch'io che avevo una stima del... Del 16? Sì, 15, una cosa del 16. Genere. Vabbè, adesso quello, farai tutto l'iter che ho subito io e poi io farò un altro esame anch'io giusto per una comparazione. E poi, nell'altro video, esamineremo Marco PT, ok? E poi vediamo chi vince, tra me e Marco. Sì, poi dopo ovviamente lui ti giudicherà come potenziale bodybuilder allo specchio e ti fa la carta d'identità del bodybuilder. Ho appena deciso che sei sotto il 10, in questo momento. Addirittura? Perché quell'addome lì non si improvvisa, ragazzi. Lascia stare che è molto lavorato da lì. Lo sai che 16. Più gli abbassi la BF, più lui diventerà dopato per gli haters? Perché lui Davvero? Già è più 20. Se gli porti al 9% è finita proprio. Io poi voglio vedere la macchina che ti ha dato al 5%. Ma io ce l'ho applica, però fa. Infatti, appena l'ho visto ho detto anche non è possibile, però... Cioè in quel modo. Vedremo. Okay, no, 5 qua, infatti è impossibile. Questa non sbaglia. Altezza, filo? 1,76. Maschio con moderazione? Sì, maschio non troppo. Ok. Data di nascita? 25/05/1992. 31 anni sei al pieno della sì. Esistenziale. Poi per esigenze scenografiche, facciamo togliere la canotta, tutto. Denudati completamente. Ma perché non fai gare di bodybuilding, porca troia? Ma che cazzo? Ha sbagliato sport, ha sbagliato. No, non è che ha sbagliato, però... Qualcuno l'ha definito il C-boom italiano. È proprio anni 80, cazzo. La telecamera ti riprende. È bellissimo, proprio anni 80. Non c'è spazio per niente. Uno così è come uno con 30 di cazzo che non lo porti a fare il film porno. Dai, non va bene, sono cose che non vanno bene. Magari prima o poi... Ma proprio etica. Le bombe no, le bombe vi terrei. No, ma non... No, sul palco devi salire, cioè non esiste, dai. Una roba del genere è uno scempio non portarla su un palco. Vabbè, intanto vediamo il potenziale. Vediamo. Il potenziale già otticamente... Qua viene fuori una quantità di muscolo. Tu mi avevi detto l'altra volta, Piero, che se raggiungeva un certo numero in base al peso... Allora qua il 50% di muscolo rispetto al peso, lui per me arriva al 65%, ma lo scopriremo subito. Prendi. Tieni le braccia aperte. Bravo, tese. E non toccare... Cioè i dorsali grossi, quindi già è difficile. Cioè non toccare le ascelle, deve aprire la finestra. Allora, guardate l'istogramma. Pesa 95,2. Questa è la massa del muscolo scheletrico, che sta già salendo in maniera isterica, ovviamente. Fermati. Grasso quando sale così... Non puoi superarmi. Non arriva... Sì, ma questo non arriva neanche a 10. Se fosse non 46, stai zitto. Non accenna a fermarsi. Se fosse 47, saresti già un buon culturista, ma andrà ben oltre il 47. Mezzica. Ben oltre il 47. Se questa arriva alla fine della barra.
e non arriva al 10. Io ho detto l'8, ti ricordi? 48 e 7. No, no, ancora va. Fermati, bastardo. Micidiale. 50. 59. Cioè, alienica. È superato la metà. Metti del giù, tuo dai. Valore di peso. O poi dici 8,4% di massa grassa. Dove? 8,4 di grassa. 8,4. Altro che 16. Vabbè, metti a posto. Cioè, testimonianza che okay, sotto il 10 è... Aia. Com'è, Domi? 16? Cioè, sì, non è a tuo favore però sta cosa, le accuse però... schizzano adesso. Adesso andiamo a stampare, eh? Vedrai che verrà fuori la standing ovation anche dalla stampante. Sì. Sarai oltre il 100 di valore totale. Sì. Ah, capita, eh? Io ho fatto 117 una fiera. Qui, su una via così? Simile, 127 su 100 era. Allora, se è così, se è la Inbody che ha queste votazioni, 127 è da record del mondo. Io sono arrivato a 117, sì. Dove l'hai fatta? Fiera? Roma. No, c'è una bilancia più o meno simile, però c'aveva questi rigidi. Sì, ma è la versione... 5, è la 270, è la versione prima della... Poi la birra dipende anche dall'acqua che è in corpo, magari può essere più o meno disidratata. Ma adesso andiamo a vedere. Stampiamo. Sono un po' vuoto, questi giorni ho mangiato un po' poco. Pure, vaffanculo. Sì. Va. Marco, appena visto i valori di PC, sì, sono mostruosi. Dichiara un 8% di grasso, mi sembra strano, ma il valore... No, ci sta, 8% ci sta, ha un addome... Comunque non è nato. Certo. Non è nato. Ma va, ma veramente, ma che sorpresa. Dietro il doping non esiste. Sconvolto. Il doping non esiste. Sconvolto. Ma tutta genetica, talento, lavoro duro, sei tu che sei un deallenato. Un'invenzione dei natural, hai detto. E la marmotta confezionava il cioccolato? Esatto, la marmotta, non si esatto. Superata l'esame... Hai studiato e credo che questa via rappresenti in qualche modo una certa sicurezza che Dio esiste e che a volte si occupi in maniera positiva delle persone, non fa soltanto dei guai, caro Domingo. Cioè lui ha fatto purtroppo 109 su 100. Quindi questo 9 punti... è un voto che ci interessa sì, ma così più che altro per cose coreografiche. Tu hai 50 kg e 900 grammi di muscolo su un peso di 95 kg. Come ho detto l'altra volta quando ho fatto Domingo la propria, quando il muscolo arriva intorno al 50% del peso corporeo già si entra in un file di grande interesse. Sei 5,7 kg sopra il 50%, quindi siamo in una sorta di benedizione. Tutto ciò che tu vedi come istogramma nero è un'anomalia per l'Inbody che si occupa di persone normali. Quindi io vedo qua diversi vagoni di anomalia e vedo anche un'anomalia sul grasso, perché secondo, nonostante i pronostici di Domingo sul 16%, 18%, ha sparato delle cifre fuori dai modi. Io ti ho detto, per me, quando poi ho visto l'addome, ho detto sei sotto il 10, e per me sei sotto l'8. Lui dopo mi ha aggredito, mi ha messo le mani addosso, che a un vecchio non va bene. E comunque vedi che tu, sono 8 kg di grasso, che su 95 rappresentano 8,4%, perché 8 sta a 95 come X, che questo sta a 100. Tu hai l'8,4, che è a un passo, è a un passo dalla preparazione. Siamo a un passo anche dal doping natural, quindi c'è un confine qua. Scusami, posso fare vedere una cosa? Fammi quella posa. Guardate, questo ha delle fibre che sono dei maccheroni, cioè non sono, sono maccheroni. Qui siamo tornati agli anni 50-60, quando c'erano gli atleti che io considero, che arrivavano tutti dalla forza. E dopo come effetto collaterale avevano l'ipertrofia, come effetto collaterale, quindi non come ricerca principale. L'incremento di forza porta anche... L'unica cosa sono le gambe. Certo che sì, però a te mancano ancora due cassetti dell'ipertrofia, che sono le 12 e le 20 ripetizioni. Vabbè, questo poi Piero, è un discorso posso dire una che cosa? Farà. Certo, caro. Cioè lui pesa, quant'è, 95? 95. È alto 1,76, quindi siamo quasi a HP più 20. È un HP più 20 all'8%. Vuol dire che se questo va in gara, quanto dovrebbe pesare? Allora, quanto all'8% lui dovrebbe perdere un paio di chili. Se lui va al 6... Lui va a HP più 18 in allora, gara. Cioè, tu dimmi se da natural è possibile che un uomo a HP più 18 possa andare in gara. Cioè io non... E poi non allena neanche le gambe. Qui questo avesse le gambe grosse, allora, come le mie, sarebbe... Allora, io ho detto che fanno il test antidoping e lui ha detto me lo facciano qua, ha detto te ne fanno 10 per sicurezza. Io voglio sapere una cosa, se fosse dopato... Sono come i test di gravidanza, che lo fai 10 volte. Piero, se fosse dopato sarebbe comunque un fenomeno oppure perderebbe un po' di valore? Enormemente dopato sarebbe nel mazzo di carte. Mister Olimpia? No, nel mazzo di carte di uno straordinariamente dopato. Così, se è natural, e ripeto, io non ho mai motivo di credere il contrario. C'è un modo per rilevarlo con tua esperienza? Non so, tipo, si potrebbe pungere con infiammazioni cutanee? Ora potete controllare. Se riesci a sgamarlo, Piero, ti do 500 euro. No, non lo sgami così. Devi solo tenere la mente aperta a tutte le eventualità che la natura può regalare. Fill. È chiaro che fa parte di un vertice. Cioè, come lui, da natural, ce n'è uno su 100 milioni di abitanti. Fill. Così. L'unica cosa che c'è da sistemare, che poi lo vedremo sulla via, sono le gambe, ma lui è...
un calistenico, per cui le gambe sono un intralcio per certe cose che fa lui. Ascolta, senti, io sono tuo amico, sei davanti a Pier Nocerino. Certo. Passi le non co... mentirei mai davanti okay. a Pier Nocerino. Sei disposto ancora a giurare all'unanimità sui tuoi cari che venisse un cancro a tutti i presenti? Sì. Che tu sei, non hai mai assunto steroidi anabolizzanti? Mai, mai, lo giuro. Non ho mai preso sostanze dopanti, lo giuro su... i miei genitori, la mia famiglia, ragazzi, tutti io, gli amici questo, che ho, no, il cane di Simone. Solo il test può testarlo. Io più di essere sincero non so che fare. Io gli credo e da quando l'ho visto a Rimini ho pensato subito di essere di fronte, la parola miracolo no, però diciamo all'evento più unico che raro, quello sì. Più unico che era. Brava la mamma, brava papà, che cazzo, tanta roba. Qui ci sono delle cose da valutare. Gamba destra, gamba sinistra è una simmetria pazzesca, nel senso che non è un cazzo né nell'uno né nell'altro, parliamoci chiaro. Guarda gli istogrammi della parte alta, tronco, braccia spalle, braccia deltoidi, fuori dal mondo, braccia deltoidi, fuori dal mondo, le gambe nel mazzo, un po' più indietro, e però sono super simmetriche. Queste normalmente mi danno il senso che la tua schiena sia a posto, perché di solito sì, quando un minimo di criticità sugli arti, cioè tu hai il braccio sinistro più grande del sì, destro, cosa che testimonierebbe o un infortunio pregresso oppure una... No. Però me lo testimonierebbe anche tu, perché ci sono 200, quasi 200 grammi di differenza fra braccio sinistro e spalla e destra. Confermi che c'è questo? Mi accorgo in certe situazioni, tipo ovviamente in verticale, dove vado a appoggiarmi più sul braccio sinistro certe volte. Perfetto, perfetto, come vedi qua non mente, no, è vero. Però è una via stupenda, 109 su 100, grasso intraviscerale praticamente assente. Normalmente questo mi testimonia il fatto che tu non sei mai stato sovrappeso e quindi sei sempre stato un ragazzino. Sì, no, non ho dubbi, qua proprio il grasso intraviscerale è un'ipotesi. Insomma, a 31 anni è il momento di dare una svolta, ti diverti fino ai 35. Se tu decidessi, cosa che io non auspico, di fare anche il salto dal punto di vista chimico, tu vai a fare dei grossi danni. Benissimo, sto parlando per ipotesi. Sì, sì. Tu vai a fare veramente dei grossi danni anche nella Pro League. Non lo sapremo mai perché non lo farai, però uno come te, ripeto, una una volta ogni tanto, ma tanto, tanto. Hai un po' di ritenzione idrica, quello sì, questo è quello intracellulare che va bene, ovviamente è enorme perché tanto muscolo, tanta ritenzione. Questo testimonia o particolare stress o particolare infiammazione, perché magari ci può essere un super allenamento in atto. Ti stai allenando tanto, quindi c'è un processo acuto proinfiammatorio, che tra l'altro è anche il presupposto della sintesi proteica. Certe volte quando ci si allena tanto per tanti anni si perde un po' il senso del super, non del super allenamento, diciamo del overreaching, no? E si è talmente abituati a stare in un regime di overreaching, quindi quel processo che è fondamentale per crescere, ma è la porta d'ingresso per il super allenamento, perché bisogna sempre stare con un piede nel super allenamento senza arrivarci, ed è quello poi il motivo per cui il muscolo cresce tanto. La tua non vita, l'ho quasi quanti mai sono visto. Capitati persone come così. Lui dichiarati natural? Nessuno. Nessuno. Cioè nella tua vita Filippo, no. Non così. Ti è mai capitato uno così? No. Ho visto degli ottimi natural. Umilissimo. No, ma quello è... incredibile. Me ne ero accorto già, un ragazzo d'oro, veramente. Io ti auguro il meglio per la tua vita e spero che nella tua vita da bodybuilder ci sia anche qualche gara di bodybuilding, perché questo settore merita di vederti sul palco. Perché tu da tirato, tu intorno al 6%, ma al 5 diciamo, al 5% fai... Non devi perdere chili, tu arrivi a 95 chili facendo una ricomposizione corporea blanda, devi soltanto allenarti un po' diversamente da come ti alleni certo. adesso, lavorare un po' più sulla... vabbè. Quindi classic open? Per le gambe io auspicherei il classic, però pesi veramente tanto per fare il classic, sì. Perché lì ci vogliono dei parametri ponderali, non vorrei che c'è tu perdessi sta rotondità. Ti farei crescere un po' le gambe e tu per l'anno prossimo puoi andare su qualsiasi palco. Ragazzi, io sono qua, fate voi insomma. Facciamo qualche posa? Sì, lui vai. Non l'ha mai fatto, magari insegnami delle cose che possono valorizzare la sua sopra. Struttura. Facciamo una sorta di palchetto. Allora, quella che mi hai fatto prima andava benissimo perché è estremamente rappresentativo della rocciosità che hai, perché tu basta che ti muovi e ti si vede tutto il panorama, bellissimo, hai la pelle proprio attaccata. Fai questa posa di contrazione, anche con le gambe, sì, tenendo... Fate una foto perché qua bellissimo, bellissimo. A me, cioè, ho sempre la sindrome da pelle d'oca quando vedo la natura che si scatena. Ma sai il chest? Sei capace?
Che bello, non sa neanche posare. Devi schiacciare la gamba sull'altra così. Schiaccia il ginocchio contro l'altra gamba. C'è anche il gluteo pronto ad uscire. Mi ricorda tanto Menzi. Tira un po' più su. 48 di braccio, giusto? Ah no, è spettacolare. Sei capace a fare quella più difficile, che è il doppio di schiena? Su quella bisogna lavorarci. Prova la larghezza, che è facile. Mani sui fianchi, apri, 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 apri. Molto bene. E qua già ci siamo. Adesso manca tutta la coreografia della leggiadria della gamba dietro. Badiamo a quello che si vede. Che... Ma fa la doppia bicipiti anche in così improvvisata. Vai su con le braccia. Spalle. Ok. Adesso immagina di avere un ostacolo qui che non ti fa scendere i gomiti, ma tu vuoi rompere questo ostacolo. Bella, c'è da lavorare su cose che lui non ha mai fatto, che non so se lui fa trazione alla sbarra. Sì, sì. Le fai? Okay. Lavorate, le faccio. Faticosissimo. Ma devi fare su più, non so quante ne fai. Numero. Su poche ripetizioni. Questo. Peso, poche ripetizioni. Esatto. Se noi raddoppiamo le ripetizioni con cui ti alleni, tu già ti trasformi da così a così. Se mangi in maniera più mirata, bene e mirata sono due cose diverse. Up, ecco, esattamente. Tu hai un'ipertrofia che, come ho detto prima, è un effetto collaterale di ciò che fai. Tu pensa, gente che miratamente fa ipertrofia per 20 anni e arriva alla metà di te, tu che non l'hai ricercata, ma è un effetto collaterale che ti è capitato e dici: no, però non gareggio. Quindi ai miei occhi questa cosa risulta oscena e scandalosa, però siamo sempre in tempo a rimettere le cose a posto. Stai sotto la cappella del vecchio, che lui è uno stratega. Lui è uno stratega. Sono quello che l'ha scoperto, diciamo, tra virgolette. Tanta roba. L'ho indirizzato un po' verso. Tanta roba. Persone... Poi ripeto, l'aspetto caratteriale, ripeto, è un pan di zucchero, questo ragazzo. Sì, sì. È uno che non si rende conto del suo colore. Lui dice: ma io mi vedo normale. Questo... No, un po' più muscoloso. Io gli ho detto: no, secondo me sta al 16, si è buttato giù. No. Sono le doti dei campioni. Certe volte mi vedo molto tirato, certe volte meno. Quindi ho detto: sono le doti dei campioni. Non mi aspettavo l'8%, sinceramente, sono molto contento. Fai un doppio bicipite, perché un 48 è un pezzo che non lo vedo. Anche questa che bella che è. Tienili più su, tienili più su, tieni più su le braccia. Allungati, vai. Guarda come si assottiglia la vita man mano che ti tiri su. Questa è stupenda. Questa è stupenda. Tra questa e quella, la contrazione... Questa è... Io appena l'ho visto ho detto: scusa un attimo, fammi questa un attimo. Brom! Vabbè, quello lo si allena, no, non è un problema. Però il vacuum va bene. Può migliorare il vacuum? Certo che sì. Però con quella parete addominale è un bel casino, eh? Avrei 15 centimetri di spessore di addome. Però anche quello è un effetto collaterale di ciò che fai. Ma addome così ipertrofico è bello da vedere o è troppo? A me piace tanto. È l'unica cosa che deve mascherare questa ipertrofia degli obliqui, che anche questi sono funzionali a qualcosa che ha fatto, però se posa bene non spariscono. Anche un bel polpaccio basso, se fai caso. C'è tutto. Gli manca solo allenare un po' la femorale, no, la gamba, e sei completo. C'è tutto l'allestimento, è full optional, ragazzi. Sei nato culturista e non lo sapevi. Non lo sapevo, ho sbagliato strada. E in più, quando vedi far certe cose, da un punto di vista, lì dopo dici: abbiamo trovato veramente il fenomeno, che oltre all'aspetto estetico dici: sì, però non sei funzionale, però non sai fare questo. E lui è uno che in qualsiasi sport si metta o avesse deciso di infilarsi, soprattutto in certi ambiti, no? Fibra più bianca, tutto quello che vuoi. Questo spaccava nei 100 metri. Ricorda, Filo, a Piero, che sport hai fatto da bambino? Ginnastica artistica all'inizio, quando avevo 4 anni. Poi e lì si impara a soffrire. Ho fatto 8 anni di jiu-jitsu, ho smesso, ho fatto nuoto, pallanuoto per pochissimo tempo, questo capoeira. Poi eri già grosso col jiu-jitsu? Stavi già crescendo? Perché però, quella è isometria, eh? Ma io sono sempre stato leggermente più grosso dei ragazzi della mia età. Come me. Poi ho fatto ginnastica artistica per 11 anni, MMA per 6 anni. Poi ho smesso ginnastica e sono passato a calisthenics. Ok. Calisthenics da quanti anni? 6 anni. Facendo il conto hai 83 anni però. Sì. No, io facevo molti sport in contemporanea. Ah, ok. Tipo ginnastica e MMA le fatte insieme. Nuoto, capoeira le facevo insieme, quindi è sempre stato uno che puntava. Spaccate, salti mortali, sa fa tutto lui. Ah, no. Poi quando sei esplosivo riesci a trovare anche la coordinazione. Diciamo che per te il bodybuilding sarà lo sport più facile che fai. Beh, venendo dalla ginnastica lui ha imparato tutti i salti. Puoi dominare la scena. Se ci fosse una scena del bodybuilding natural, io questo non lo so, ma penso
penso di sì. E poi sarebbe anche una cosa straordinaria andare in gara da paura e ti fanno il test, perché poi andremo a pretenderlo. Test poligrafo però? Che test fanno? Fanno il poligrafo, fanno le urine? No, che poligrafo, urine. Ah, ok. Andiamo a quella, è una federazione cattiva, la più cattiva. Guarda, io non ho... Perché uno come lui lo vogliono... Nascondere, perché al di là del discorso della gara, al di là del discorso vincere, dato che non ho, non voglio spendere i soldi per fare i test, fare una gara di bodybuilding solo per farmi testare. Sì, 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 spettacolare. Cioè, però potrebbe dire ha scaricato, sai com'è? Ma ci arriverei al top forma però, come è possibile arrivare al top dopo forma avendo scaricato? Si deve dare disponibile anche per i controlli a sorpresa. Ragazzi, più di così, chiaramente. Eventualmente c'è il test ematico e ancora più cattivo c'è il test del capello, che dopo vanno a vedere se diventano il test, però si può fare anche pelo, con i peli pelo del naso, non li facciamo. Grande. Bene, Fiore, ti ringrazio tanto per le parole, insomma. Estremamente piacere. Sai, mo sei con queste cose, hai la carta d'identità, non ti... Voluto e dovuto, veramente, complimenti. Grazie. Io immagino già il casino che succederà questa. No, non succede nessun casino. No, appena sanno dell'8%. No, no. No, Lucerino, ho venduto. Anche la macchina è venduta adesso qua. Qui ci si vende tutto. Ringraziamo Piero per tutto quanto, Phil per essere per esistere. Venuto. Grazie a te, Domino. Lasciate un commento, andateci piano per favore, sia con Piero sia con Phil. Purtroppo per adesso rimaniamo alla sua dichiarazione, però ci fidiamo e poi se sarà vedremo. Queste cose qua anche col doping. Prego. Grazie. Ci vedremo la prossima volta con Marco PT. Se sei arrivato fino a qui vuol dire che ti è piaciuto questo video, perciò metti un like e iscriviti al canale. E se vuoi essere allenato da me, io faccio un coaching online personalizzato con un programma e una supervisione tecnica per vedere tutti i tuoi errori. Questo tramite sito, che poi sarà online a breve, oppure puoi iscrivermi nei contatti in descrizione. Ma soprattutto posso consigliarti la mia integrazione attuale, che è con la ZEC Plus, dove potete acquistare tutti i prodotti come integratori, omega 3, creatina, tutte le varie sostanze che io assumo abitualmente, con il codice sconto DOOM64, sempre quello, e potrete avere uno sconto del 10%. Oltre a questo potete utilizzare questa attrezzatura dietro di me, che è la powergear.it, è un'azienda leader nel settore che produce tutta una serie di attrezzature sia per il powerlifting ma anche per il powerbuilding, insomma tutto quello che volete per diventare forti e grossi, anch'esso con DOOM64, 6% di sconto, unico in Italia. Invece se volete diventare un personal trainer di successo o uno youtuber, vi servirà sicuramente una partita IVA, e per questo sempre con il codice DOOM64 vi consiglio il sito della fiscozen.it, una piattaforma online per avere un commercialista sempre a disposizione 24 ore su 24 che vi curerà tutte le vostre fatture per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, fatturazione elettronica, tutto quello che volete, insomma. Gestite tutto quanto con la vostra piattaforma. Risparmierete un sacco di soldi perché per la modica cifra di 500 euro annuali avrete un risparmio di 50 euro usando sempre il mio codice sconto DOOM64. Insomma, con questo codice potete avere sconti dappertutto per i migliori servizi sul fitness e non. Per cui se volete supportarmi, comprate i miei servizi o anche i miei prodotti e vi porterò sempre più gente nel canale e sempre video di maggior qualità. Grazie a tutti. Ritenuto come un esercizio che stimola il testosterone, a me è successo tante volte dopo lo squat di avere quasi una fame sessuale più alta. Sarà stato contento il tuo fidanzato? Bene. Può fare la trazione in ogni modo, può anche farla come nel crossfit, oscillando, che va benissimo. Però non è funzionale al carico 1 RM.